Amici del quotidiano di Sicilia, oggi ho il piacere di avere in collegamento il neo sindaco di Ramacca. Sto parlando di Nunzio Vitale, che è stato eletto proprio lo scorso lunedì. Innanzitutto, sindaco, buon pomeriggio e che emozione è stata? Intanto buon pomeriggio a lei e a tutti i nostri ascoltatori. L'emozione è grande perché è stata una campagna elettorale difficile, dura, ma l'emozione, io ho detto una cosa il giorno del mio insediamento, sa, da piccolo non avrei mai pensato di fare il sindaco del mio paese e riuscire in questo, aver avuto la fiducia dei miei cittadini, ad essere stato eletto sindaco, è un'emozione grandissima per chi come me ha vissuto il suo paese dalla sua nascita ad oggi. Esatto, quindi una forte emozione, ma cosa l'ha spinta a candidarsi proprio come sindaco? La spinta nasce dal fatto che comunque c'era un paese che a mio avviso, ma più che a mio, a nostro avviso, cioè la coalizione, la squadra che noi abbiamo iniziato a formare, a dialogare sui problemi che attanagliavano il paese, ci spingeva comunque a portare avanti una nuova classe dirigente che potesse mettere in moto una nuova squadra e quindi portare delle energie fresche all'interno di questo comune per cambiare le sorti a cui era destinato il nostro paese. Allora, sulla base di questo abbiamo iniziato ad elaborare un programma grande, ambizioso. Ci siamo seduti, un gruppo di amici, al di là delle estrazioni politiche, perché noi abbiamo deciso di indossare una maglia politica, che era la maglia del partito Ramacca. E poi da lì è nato un convergimento sul mio nome, tra l'altro non proposto da me, ma da tutti quanti gli altri, che hanno visto nella mia figura la figura di garante dell'attuazione del nostro programma. E devo dire che quindi è stata una scelta giusta, visto poi i risultati. Lei poc'anzi parlava di programmi ambiziosi, il vostro appunto è un territorio anche in continua crescita. Quali sono i punti del suo programma e i progetti, magari quelli più imminenti, che intende avviare? Cioè il programma è molto vasto, come ha detto anche lei, però vedete il punto di programma su cui noi puntiamo nei primi 100 giorni ed è quello che abbiamo detto alla nostra cittadinanza durante il percorso della campagna elettorale e per ripulire il nostro paese nei primi 100 giorni. Per ripulire significa comunque mettere al centro dell'attenzione l'ecologia del nostro paese, che purtroppo è stata un po' abbandonata in questi anni. Allora, proprio stamattina, nonostante oggi è domenica, sono stato con i dirigenti dell'area tecnica, con il dirigente del settore ambiente e con la polizia municipale a fare dei sopralluoghi in alcune aree. Stamattina abbiamo iniziato dall'area cimiteriale, perché a breve comunque ci sarà l'evento dei morti di Ogni Santi, e abbiamo iniziato già da lì a ripulire il paese, quindi abbiamo dato indicazioni su come partire. Quindi questa è la prima cosa su cui noi puntiamo, Ramacca pulita nei primi 100 giorni. Poi è chiaro che dobbiamo iniziare a pensare a tutte le altre cose, che sono lo sport, che sono i bambini, le scuole, e anche un programma di sviluppo economico. Per lo sviluppo economico noi non possiamo che pensare al nostro territorio a forte vocazione agricola, a pensare al nostro sistema agricolo. E su questo abbiamo dei punti importanti che a breve inizieremo a sviluppare. Quindi un programma di rilancio in tutto e per tutto. Sindaco, un'ultima domanda prima di salutarla. Cosa si sente di poter dire ai suoi concittadini, sia diciamo ai suoi elettori, ma anche a chi non l'ha fatto? Vede, io per quanto mi riguarda dal giorno in cui, ma già nella conduzione della nostra campagna elettorale, ma soprattutto il giorno dopo il verdetto delle elezioni, per quanto mi riguarda io sono il sindaco di tutti e sono il sindaco tra i cittadini, per chi mi conosce e conosce il mio modo di fare. E la cosa che sento di dire ai cittadini è di darci fiducia, ma di essere ognuno di loro responsabile assieme a noi del nostro nuovo cammino per la nostra Ramacca. Esatto, che come si suol dire, l'unione poi è quella che fa la forza. Io ringrazio per la disponibilità il neo sindaco di Ramacca Nunzio Vitale, a cui auguro un grosso in bocca al lupo e sicuramente sindaco ci andremo a sentire anche nelle prossime settimane per tutte quelle che saranno le novità legate al territorio di Ramacca.
Io ringrazio lei e do un buon pomeriggio, una buona serata a tutti i nostri spettatori. Grazie ancora.